della Cappella Portinari in Sant'Eustorgio Milano aveva appreso, ci riporta all'interno di San Maurizio in un clima che non è più rinascimentale, ma è proto-rinascimentale. I lombardi devono accogliere le novità toscane tenendo conto di quella che è la nostra tradizione, una tradizione tardogotica tutta nordica nella profusione dell'uso dell'oro e del blu. Ma i tratti di questi volti, come si può notare ad esempio guardando i visi, ecco, andiamoli proprio a vedere un pochino più da vicino, così degli evangelisti. Esatto, allora chi sono intanto gli evangelisti? Gli evangelisti vengono raffigurati secondo quelli che sono i loro attributi, quindi un oggetto, un animale, un'immagine che li rendessero facilmente riconoscibili da parte di un pubblico che doveva accoglierne l'aura mistica, che non era magari neanche dotto su quello che era la agiografia del santo, ma che poteva facilmente riconoscerne l'identità grazie agli attributi. E quindi quelli classici sono il leone per San Marco, il primo qui da sinistra, poi l'aquila per San Giovanni, l'angelo per San Matteo e infine il bue per San Luca. E sicuramente San Giovanni con la sua aquila ha il volto più delicato tra tutti, era il più giovane, il più caro a Cristo, colui che diventa il depositario del messaggio cristico, quindi scriverà l'Apocalisse, e perciò è colui che incarna la bellezza assoluta, la bellezza divina, che diventa nel Rinascimento un incontro tra la bellezza maschile e quella femminile. Per questo i tratti del suo viso sono pensosi e delicati, quindi questo addolcire i tratti, i modi, anche il chiaroscuro nel passaggio dei panneggi ci fa capire che questo allievo di Vincenzo Foppa sta piano piano aprendosi al Rinascimento. E il Rinascimento lo troviamo in pieno in Bernardino Luini. Di Bernardino Luini sappiamo pochissimo. Commissionato da chi? Da coloro che vogliono tutto questo. Quindi la famiglia Sforza, nella figura di Ippolita Sforza e di suo marito Alessandro Bentivoglio, agli inizi del 1500, in pieno governatorato francese, decidono qui di realizzare un tempio d'arte e di religione. Commissionano Bernardino Luini, che in quel momento era uno degli artisti più amati dall'aristocrazia milanese e lombarda, lo commissionano della realizzazione degli affreschi di questa chiesa. Che sono quelli che vediamo qui? Nella parete del tramezzo, sia dalla parte dell'aula delle monache, sia dalla parte dell'aula dei fedeli, c'è tutta una serie di affreschi da lui concepiti, da lui realizzati con aiuti, chiaramente, che erano i suoi collaboratori, i suoi allievi e poi i suoi figli, Giovan Pietro Evangelista ed Aurelio Luini, che lo aiutarono a concepire un ciclo pittorico che in questo artista raggiunge il massimo della sua espressività. Di lui, vi dicevo, non sappiamo praticamente quasi nulla. Una formazione probabilmente da autodidatta, forse in Veneto, con modi luministici particolari, ma poi incontra la pittura di Leonardo da Vinci e quella di Raffaello Sanzio, avendo compiuto un viaggio a Roma. E allora, se si nota nelle sante martiri che qui si trovano, sia lungo la parete dalla parte dell'aula delle monache sia in quella dei fedeli, si vedono nei volti di queste donne, dai capelli biondo rame, si vede la ricerca del bello ideale, gli occhi allungati che erano un simbolo di bellezza anche nei volti leonardeschi, l'incarnato trasparente, delicato, che doveva simboleggiare la perfezione, la virtù femminile, fisica ed interiore di queste sante, abbigliate secondo quella che poteva essere la moda milanese dell'epoca. Milano è la città della moda. Da quando? Da quando Ludovico il Moro, signore di Milano, padre di Ippolita Sforza, quindi una dei due committenti di questa chiesa, aveva fatto piantumare nel milanese intorno a Milano alberi di gelso per la produzione di seta, l'allevamento dei bacchi da seta, produzione di seta.